Cosa hai trovato? In tutto abbiamo 3 palle. Hai trovato 2 palle. Una l'abbiamo comprata oggi perché non sapevamo se ci fossero oppure no. Allora, Vanessina, sei pronta a gonfiare il tuo? È il tuo questo, il ghiacciolo? Mentre tu hai trovato anche il tuo, amore, è vero? No, sei... ho trovato questo. Ah, quindi sì. Questo è tuo? Sì, e il tuo invece è quello là. C'è una lucetta e papà adesso ha trovato il colore e l'ho già messo in. Oh, che bello! Dai! E quando è pronta mette una cosa, sì, la pompa dentro, poi mette anche il cloro. Che bello, visto? Ci abbiamo messo poco, poi andiamo a vedere. Vai, Vane! Stasera. Magari stasera è pronta, però l'acqua sarà fredda. Però se si scalda, magari un bagnetto ce lo facciamo stasera, ci rinfreschiamo. Magari prima di andare qua a dormire. Sì. Vai, Vane, brava! Sporca, Vane, però secondo me basta. Quello lì c'è un'altra entrata, per essere gonfiata. Qua devi chiudere. Ok, Vane, dai. Gonfiamo anche il ghiacciolo. Abbiamo gonfiato lo stecchino per adesso. Sei contenta? Sì. Anch'io. Bravissima. Si sta gonfiando? Piano piano? Ok, allora abbiamo attivato l'acqua, quindi quello coso blu. Ah, sì, dovrebbe retino. Essere il retino, qua dentro c'è di tutto. Adesso prova. Sì, poi lo prendo, ok? Tanto no, adesso l'acqua è pulita. Ho tirato fuori tutto. Ah, l'ombrellone. Ma che abbiamo là in casa, c'è. Sì, no, amore. Va bene. Questi che prodotti sono invece? Qui abbiamo il cloro. Questo come si chiama? La pompa. La pompa che poi metteremo là quando l'acqua è già alta. Va bene. Poi qui appunto sono le pastiglie di cloro. Qui abbiamo invece un protettivo che alza il pH in caso di necessità. Questo invece è uguale. E questo analizza se l'acqua della piscina è buona oppure no. Che è molto importante per la nostra salute. Guardate. Guardiamo un po' qua come va, come procede. Questo perché se c'è tanto sole ci mettiamo là, certo, amore. E mangiamo anche qualcosa. L'ombrellone, sei contenta, amore? Sì. Tanto? Sì. Anch'io, a me piace la piscina. A casa Novara la stiamo facendo bella. Guardate, bella. La cassa è già qua, è alta. Qua si sta riempendo per bene. Benissimo. Allora, niente, andiamo a vedere Vanessina, poi gonfiamo il tuo gonfiabile. Aspettiamo che l'acqua diventi bella alta, ok? Sì, Vedo già. Ah sì, si sta gonfiando? Andiamo a vedere. Vediamo un po'. Wow! Pronto, bravo amore! Dai Anastasia, gonfia questo. Vanessa, spiegale come si fa. Anche Anastasia è pronta a gonfiare. Ma questo di chi è? Mio. Questo è il tuo? Ah, ok. Questo che cos'è? Un pesce? No, è la sirena. È la sirena? La sirena. Ah, ok. Allora vai, io vado a cercare di tirar fuori il retino in attesa di vedere questa sirena bella gonfia, va bene? Sì. Vane? Abbiamo trovato il retino? Sì. Hai trovato tu? E vai a dirglielo a tua sorella, così è contenta. Ani, guarda cosa ha trovato Vanessa. Il retino. Bella, amore. Che strana. È strana questa sirena, vero? È bella. Ma hai cambiato? Perché hai cambiato? Per la coda? O perché si doveva cambiare per gonfiare tutta l'altra parte? Ah, va bene. Per i lati, però non so per la coda, qua non si gonfia. No, si gonfia, vedi che qua si sta gonfiando o no? Sì, ci vuole un attimo amore, non è che si gonfia in un attimo. Ma per la coda che non so. Ma adesso vediamo, non ti preoccupare. L'acqua non è fredda? No. Bene. Sì, da dove? Ascolta, dove la stai portando? Direi di appoggiarla qui adesso. Appoggiamole qui, poi dopo quando è pronta l'acqua le mettiamo dentro, ok? No, dove lo so qua però. Le sciacquiamo dopo, ok? Devo vedere l'acqua che punto è. Allora, guardate un po' quanto manca. Quando arriva lì l'acqua, bisogna terminare. Dove? Al bocchettone grigio, perché altrimenti poi fuoriesce. Quindi manca veramente poco, Anastasia. No, al di sotto. Sotto! No. C'è il buco lì, Vanessa. Ma certo, lì c'è il buco. L'acqua una volta che arriva lì esce, quindi sì. Ma era più alta. Più bassa. Allora, quindi quanto manca? Pochissimo. Guarda mamma. Manca pochissimo, pochissimissimo. Cioè, l'acqua praticamente è lì e più fino a qua. Sì, ma no, amore, ma non si può fare diversamente, sennò no, esce. Prima era là, non ci arrivavo, devo andare giù adesso. Adesso ci arrivi. Allora,
Noi tra poco usciamo, quindi spegniamo l'acqua. Quando rientriamo, io i piedi ce li pucio. Vediamo adesso. Posso provare? Sì, vai. Dimmi com'è, tanto tu non hai neanche cenato, quindi. È fredda. Ma non è fredda, è fresca. No, dopo aspetti. Possiamo mettere i gonfiabili dentro. Dai! Aiuto! Andiamo, dai che ce la fai! Dai che ce la fai! Vabbè, è fredda, è anche sera adesso, eh. Domani mattina col sole si scappa. Buono, sei entrato! Stai gelando? Lei è andata a prendere i gonfiabili. Cioè, veramente nell'acqua si guardi da qua, il mio piede sembra un 45. Posso salire un attimo? No, che se cadi ti bagni tutta. Ma no, non è freddissima, infatti. No, amore, cadi, sei vestita, fa freddo. Ma cosa arrivo? Vado io? Ti conviene metterti di corpo. Ma che significa? Mica devi entrare e buttarti in acqua. Sì, invece ho ragione. No! Puoi andare in acqua, ma non gettarti dentro. Ma vai dentro, coi piedini. No, anche io. Guarda che tu voli in acqua, io lo so. Sono sicura. Uno. Dai, Ani. Oh. No, dai, mamma. Aspetta qua. Io vado nel mio. No, io non porto sfortuna, io ti conosco. Ok, brava. Bravissima. Ok, tieni, Vane. Vane cade, io lo so. Vane cade, 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 cade. È caduta, è caduta, è caduta. No, 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 no. Aiutami. Ma che cosa? Aiuto, Vanessa. Dai, Vane, sdraiati su questo gonfiabile. Non ci riesci. Se cade. Ti bagni. Aiutami. Perché ti devo aiutare? Ani, non far cadere Vanessa. Oh, scendi perché hai paura, eh? No, riesci a scendere? Voglio vedere te. Voglio cadere. No, Ani, no. Non mi sto per bagnare i pantaloncini. Aiuto. Vanessa si arrende mentre Anastasia finisce al largo della piscina. Io non so più come fare per rientrare. Grande Vane, prova superata. Dai Anastasia, prendila, aiutala Vane. No. Ti aiuto? No. Va, brava. Com'è? Che emozione hai provato? Allora, adesso andiamo in centro e quando rientriamo vediamo se è un pochino più calda, ma non credo perché è sera, ok? Oh, sei arrivata! È arrivata? Ma sì, manca poco. Dai, vai, facci vedere. Dai, vabbè, dai. Vai, fatti vedere che sei coraggiosa. Dai, con tutti i vestiti, Anastasia. Vai, uno. Li asciughi. Ma no. Ma lo fai davvero? Stavo scherzando, eh. No. Io ti do 100 euro se ti tuffi in acqua. Sono le 9, eh. Ma che dobbiamo uscire, Anastasia? Fai quello che vuoi. 3. 2, 1, no, no. Oh, 100 euro. No, ma tu non sei a posto. Si è tuffata. Anastasia si è lanciata. Mi tocca darti 100 euro. Anastasia, tu per i soldi faresti qualsiasi cosa. Ti do un abbraccio. No, ti do 100 euro, ma non ti do un abbraccio. Com'è, fredda? Sì. No, 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 dove vai ancora? Ancora? No, 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 l'ultimo. Ormai ci ha preso gusto, ormai è bagnata Vanessa. 3, 2, 1. Anastasia, veramente stasera mi hai stupita. Non avrei mai pensato che lo avresti fatto. Allora, quando torniamo dal centro lo faccio. Va bene, ci sto. E allora ragazzi, ci vediamo tra poco con i 100 euro di Anastasia. L'ultimo. Ma come l'ultimo? Dobbiamo uscire. L'ultimo. Tu sei pazza. Perché hai due peli in testa. Ha due peli in testa, insomma, mica tanto. Dai, ti spiego io? No, io. 3,
3, 2, 1, oh, go! Papà! Anastasia, e considera da oggi in poi e squilibrata! Tu sei volte! Sì, come no, certo, no, 100 euro valevano la prima volta. Io stanotte lo faccio, giuro, perché adesso devo uscire, quindi i capelli. Ma certo, adesso Anastasia andiamo ad asciugare stanotte i capelli. Faccio, vai, ti voglio vedere. Cucciolini, ci vediamo stanotte per vedere se anche Vanessa è coraggiosa quanto Anastasia. Adesso devo dare 100 euro ad Anastasia. Anastasia, Anastasia, potevo anche... 5 fa 10, 0, grazie. Prego, amore. Andiamo a asciugare i capelli? No, 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 grazie, 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 grazie. Vai a cambiarti, butta questi vestiti, stai bagnando dappertutto. Dai. Togliti i vestiti, asciugati e mettitene altri. Ciao. Vane. Ma hai visto com'è coraggiosa Anastasia? Ma anch'io no. No, ma lei sai perché l'ha fatto? Per i soldi. Lei è un'avida di soldi. E quindi farebbe di tutto per i soldi. Invece, io lo stanotte lo invece faccio. Tu sei come me, a noi dei soldi non ce ne frega niente. No, io lo stanotte, lo giuro, Guarda che dopo, quando torniamo dal giro, però faccio, mi faccio una coda in alta. Ecco, sì. E vengo anch'io, ok? Promesso? Tu sei già pronta per uscire? Sì. Ok. Ani, sei pronta a entrare in piscina quando torniamo a casa? Sì. Ciao Giulia. Di nuovo. A Violetta. Domani andiamo in piscina, Viola? Sì, amore! Vieni in piscina a casa nostra! Eh? La Viola vuol venire in piscina domani! Anche sì! Allora, domani tutti in piscina, ma lo sapete che stasera Anastasia, da vestita, si è lanciata in piscina? Anche adesso lo faccio! Anche adesso lo fai? Va bene, magari lo faccio anch'io! Veramente? Può darsi, no, da vestita no, però, eh? No, ti metto il costume. Da costume. Col costume, infatti. Anche io costume. Va bene, amore. Allora ci vediamo domani tutti in piscina, ok? Sì. Cucciolini, siamo tornati a casa e le bimbe si sono addormentate subito perché era molto tardi. E quindi niente, non si sono fatte il bagno in piscina come promesso. Ci vediamo domani con l'amaca. Sì, ma sono salita prima io. Ma da quando siamo arrivati che tu sei qua, io non ci sono mai salita. Chi se ne frega, sono salita prima io e basta. Adesso lo vado a dire la mamma. Mamma! Cosa c'è, Ani? Perché urli? Mamma, Vanessa è tutto il giorno che sta sull'amaca, ma a me non mi fa salire da quando siamo arrivati. Ok, dai, tanto state sempre a litigare, anche in vacanza. Lo so, Anastasia, hai ragione, sempre su quell'amaca. No, amore, non ti arrabbiare, adesso andiamo da Vanessa e ci penso io. Dai, vieni. Fai salire tua sorella sull'amaca. Dai, 5 minuti. Sì, sono un attimo. Ho capito, ma è da quando siamo arrivati che sei sempre su quest'amaca. Fai salire un po' anche lei. Perché ci sei sempre su tu, te l'ho appena spiegato. Allora, facciamo una bella cosa. Visto che tu non riesci a salire, tu sei sempre qua. Adesso mi è venuta in mente una idea. Fate 24 ore sull'amaca, sia tu che tu, insieme. E non vi voglio... Ci state, ci state. Dai, Ani, prova a salire. Sì, invece, dai, così impari. E da qui adesso non scendi più, visto che ti piace così tanto stare sull'amaca. Non posso. Non puoi cosa? Vai, Ani. Mi raccomando, abbiamo testato che ci state, vero che ci state? No. Sì, ci state perfettamente, quindi adesso scendete tutti e due e prendete tutto ciò che volete tenere sull'amaca, andate in bagno se dovete andare in bagno, perché fino a stasera... Ma quanti minuti abbiamo? Scusa? Quanti minuti abbiamo? No, no, tutto il giorno, no, fino a stasera, anzi, se vi comportate... Per prendere le cose adesso vi do io 3 minuti. Aspetta, lo dico io quando partono i minuti. Noi arriviamo e giochiamo. Allora vi dico solo che ogni qualvolta voi litigherete aumenterà il tempo, quindi potreste anche rischiare di... E se arrivano i cinghiali? E se arrivano i cinghiali facciamo stare anche i cinghiali sull'amaca insieme a voi. Ok, appena litigate aumenterà il tempo per stare sull'amaca, quindi se litigate tutto il giorno voi dormirete sull'amaca questa notte. Adesso dai solo 3 minuti a me e prendo quella bacinella e prendo tutto quello che mi serve a me. E poi quando finisco Dani, ad Anastasia. Quella bacinella lì. Va bene. Vai, Dani, io intanto mi dirò. Vediamo se ci stiamo,
ci state, ci state. Dai, allora ti do 3 minuti. Ah, inizi tu? Va bene, ti do 3 minuti a partire da adesso per raccogliere quello che può servirti. Vai. Non mi chiudere la porta in faccia. Non so, per colorare, per disegnare, se ti può servire qualcosa. Allora, al cibo ci penso io, eh? Al pranzo, alla cena, alla merenda. Qui c'è qualcosa? Secondo me sono nel tavolino fuori, Anastasia, è quello marrone. Sì. Dai. Dove vai? Cosa fai in bagno? Cosa ti serve? Un rotolo di carta igienica? Le bambole, le Barbie, che ne so? Una Barbie, se vuoi giocare con una Barbie, no? Va bene. Vai. Quanto ne manca? 1 minuto e mezzo. Allora, al cibo ci penso io, sia al pranzo che alla merenda che alla cena, ok? Adesso lei ha preso uno snack, vabbè, puoi prendere uno snack se vuoi. Ti consiglio di andare in bagno, se ti serve. Perché fino a stasera non puoi più andare in bagno, eh. Ok, lascia qua e tu vai in bagno, ti aspetto qua. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ah, nel frattempo hai raccolto qualcosina. Brava, ci hai messo 1 minuto e mezzo per fare pipì, Anastasia, eh. Ok, mamma, ma adesso queste cose le lascio lì. Ti serve questo cestino? Sì. Ok, dobbiamo prendere un tavolino per metterci dentro le cose, ok? Facciamo. Anche sulla sedia, se volete. Okay. Vai! Allora, uno snack. Sì. Questo. Il telefono! Caspita, si stava dimenticando il telefono, attenzione! Giusto, perché se tu dovessi iniziare a aver caldo, distruggimi la casa, tranquilla, non ti preoccupare. Devi andare in bagno anche tu? Guarda che poi fino a stasera non puoi più andare in bagno, eh? Allora, ricordo anche a te che da bere, da mangiare ve lo porto io, ok? Ma come quando ero andata in bagno c'erano questi? Brava Ale! Ma si copre perché sennò mi cadevano. Ah, va bene, va bene. Intanto Vanessa, dai che ti manca 1 minuto e 20 secondi. Se non hai più niente da prendere, ci mettiamo in posizione. Uno slime. Hai finito? Sì. Ok, allora andiamo a posizionare anche i tuoi oggetti. Adesso prendo il tavolino e posizioniamo anche il cibo. Posizionatevi perché sta per iniziare la challenge. Pronte? Io vi ho portato il tavolino dove vi porterò da mangiare ogni volta che avrete fame e da bere. Ok? Adesso vi porto da mangiare, ok? Pappa pronta. Dove stai andando tu? Dove stai andando? Ma non potete mangiare così, sì. No, non potete mangiare dentro, così. Avete i piedi fuori? Vabbè, non stiamo toccando. Allora, solo per mangiare vi do questa possibilità, ma eh? Ci arrivo ancora. Allora, dai, su. Ce la puoi fare. Guarda che tu cadi. Ti metto l'acqua, sì. Ma non vi dondolate, come fate a mangiare se vi dondolate? Ma state facendo un casino bestiale. Mi avvicini un po'. Sì, un attimo. Io al posto vostro sapete cosa farei? No. Starei buona dentro l'amaca e prenderei il piatto e mangerei dentro l'amaca. Ma allora, Anastasia, mettiti dentro. Ma perché non sta dentro? Fidati, mettiti dentro. Fidati di me, non litigate. Ma non ci arrivo.
Ma ti ho detto che ti passo il piatto. Secondo me la cosa migliore. Ecco, vedi? Adesso ti do da bere. Mettiti a posto come ha fatto Vanessa. È la cosa migliore, mangiare così. Buon appetito, bimbe. Buon appetito. Buon appetito. E non litigate. Così adesso vi passerà la voglia. Salsiccia, costine e maloredus. Ma avete mangiato pochissimo. Ma senti che bella arietta che c'è. Prima sentivo Vanessa che diceva che aveva caldo. Ma si sta da Dio. Eh? Non c'è una bella arietta. Cosa c'è? Ti vedo in sofferenza. Io no. Allora vi sposto il tavolo col cibo e vi avvicino le sedie, così decidete cosa fare, ok? Spostiamo le ciabattine. Sdraio numero 1, penso sia di Anastasia, giusto? E sdraio numero 2. Vi cadono le cose perché vi siete portate al mondo. Ecco qua. E questo è di Vanessa. Allora, che cosa volete fare adesso? Vai tu, scegli qualcosa tu. Questo. Ah, innanzitutto ci vuole una bella toilettatura dopo pranzo. Io mi intacco con l'acqua. Tu sei sempre super profumata, mi fai morire. Ma dov'è? Io mi intacco con l'acqua. Vai, un po' di acqua rinfrescante termale ci sta anche per lavare. Ani, quello io l'avevo comprato per me e tu lo stai finendo, ti sembra giusto? Sì. No, invece. Sì, non è, tu non lo usi mai. No, io lo uso, non che non lo uso mai. Il profumo. Devi uscire per caso? No. No? Stai aspettando il fidanzato nell'amaca? Ma tu hai il fidanzato? No. Questo l'ho portato per starnutire. Per starnutire? Perché appena annusi un fazzoletto tu starnutisci. Si è sollevato un... Ecco, hai visto? Si è sollevato un vento fantastico. Ok, quindi adesso scommetto che adesso... Vediamo se... Cosa fate? Ah, ti devi anche truccare? Per essere super bella io in questa challenge? Oh, Vane, ma aspettala. Allora, cosa fate? Giocate a Roblox? Dite una cosa, bambine, perché mi hanno chiesto in alcuni messaggi come vi chiamate su Roblox. Io mi chiamo Vanessa Game, però mi trovate con stellina 1123UU. Fa vedere? Ok. Vanessa è questa. Io sono lei, mi chiamo Amatava. Come ti chiami? Amatava. Amatibu. Vane, sì, io gioco. Non si è capito molto chi sei tu, Cos'è il Brook? No. Allora, quindi, adesso voi due vi rilassate facendo un bellissimo gioco e io vado a lavare i piatti. Pronto! Scusate se esisto. Ragazze, guardate che io vi tengo sott'occhio dalla finestra, Non pensate che se io vado via voi potete scendere, ok? Dall'amaca. Allora ragazzi, vedete? Qua c'è il mio server e qua c'è quello di Vanessa che sta giocando. Ok, server privato, sì, lo so. E ragazzi, mi raccomando, seguiteci sul canale Vanessa Games e Anastasia. Vanessa e Anastasia Games. Cucciolini, spiamo Vanessa e Anastasia e vediamo se scendono dall'amaca mia insaputa. Guardatele. Oh, ma sono bravissime. Non hanno nessuna intenzione di scendere dall'amaca. Aspetta, attenzione, attenzione. No. Dai, bimbe, sono passate 2 ore. Ma cosa state facendo? Ma è bellissima. Quindi funziona. Puoi andare a prenderlo vecchio Kinder? Avete fame? Sono venuta apposta per farvi fare la merenda. Ma guarda, Vanessa, sai che non pensavo funzionasse ancora a distanza di un anno? Come va? Beh. Avete messo i piedi fuori dalla tenda? Dall'amaca? No? Con quella faccina lì? Io mi sono alzata tanto acqua di questo perché ho un caldo. Lo so, amore. Ok, tu vuoi l'ovetto Kinder per merenda? Tu vuoi un gelatino, Vane? Sì. O una banana? Cos'è? Ma ti sono cresciuti... Ti sono cresciute la barba e i baffi, i peli. Che bello. Allora, cosa vuoi per merenda, Vane? Gelato. Un cornetto? Sì. Va bene? Dove vai? Guarda che tu cadi da quell'amaca, basta, stai attenta. Basta, Vane, ti va il sapore negli occhi. Allora, chi è che ha lanciato tutto il sapore per terra? Ani ha lanciato. Cornetto. Tutto a posto, te? Fa niente, Ani. Attenzione, allarme.
io, te lo prendo io il giochino. Comincia a mangiare l'ovetto. Va bene, buona merenda, ci vediamo dopo. Ciao. Fate le brave e non scendete dalla tenda perché io vi tengo sotto stretto controllo, eh. Ma tu stai mangiando un'altra merenda? Era un po' piccino, quello. L'ha preso da lì. Giusto, vabbè. No, da lì. Vabbè, era caduto. È scesa? È scesa? Sei scesa dall'amaca? Sì. No, Sì, sì. Non è vero, l'avevi portati, Ri? No, amore, no, non fare così. La mamma non ci crede. Lei prima ha barato. Cosa ha fatto? L'ha barato. E cosa ha fatto? Come lei? Nel video? Non aveva? Cosa? Preso? Cosa? Sì, c'era, vero? E dove l'hai preso? Sì, che c'era. A me sembra prima, di sì. Prima, sì, quando io ho detto. Ah, ma poi allora, cucciolini. Scusate. Cucciolini e cuccioline. Scrivete nei commenti se c'era. Anche hanno barato perché mi ha detto. Ti ricordi quando mi ha detto che aveva la molletta qui? Ha detto che lei l'aveva trovata là sopra e non l'aveva presa. Ma era salita sulla e sedia. E aveva fatto finta. Aveva fatto finta di prenderla. Sto per avere un infarto. Sei scesa dalla tenda, dall'amaca? Non sono salita sulla sedia. Ma non puoi scendere dall'amaca, non puoi salire. Aspetta, quando non era ancora iniziato il gioco, io stavo prendendo delle cose. Ti ricordi che lei è entrata e ti ha detto, mamma, mi sono dimenticata che avevo la molletta, l'avevo sì, fino? Sì. Non era vero? No. Perché mi ha detto che lei non ha preso. Il gioco non era ancora iniziato, perché Vanessa non aveva. Ok, ma tu quando era il tuo turno non aveva preso quelle cose? E aveva preso un'altra molletta. Vabbè, ha barato nel senso che era una cosa che aveva preso dopo i suoi 3 minuti. Allora, siete due barone, con voi le challenge non si possono fare. Mamma mia. Ani, stai mangiando? Sta cadendo, no? Che sta mangiando? Cosa c'è? No, non stai cadendo. Dove vai? Praticamente prima, lei, quando tu eri dentro, sì? Io ero qua, ho detto, vale, ma quello, lo spray per metterlo quando, cioè, al caldo, dov'è che l'ho messo? L'ho detto, e poi è scesa dall'amaca. Non ci credo. Ma non era ancora iniziato. Sì! No! Vabbè, io veramente, ragazzi, se i miei cucciolini scrivono che tu sei scesa, non che sei scesa l'amaca perché non l'avranno visto, ma che non c'era lo spray. Cucciolini è questo qua, eh? Anche Ancanca però! Sì, anche Ancanchia però. Allora, zitta, adesso parlo io, zitta. Stai mangiando, sei sdraiata. Non ti voglio più sentir parlare. Ma non so che ho preso la molletta senza permesso. Guarda, lì. Ma non era iniziata la challenge? Sì, era, vabbè, uguale. Madonna, sembri una cornacchia. Vabbè, in poche parole avete sbagliato entrambi, giusto? Da quello che sto capendo? Però la prossima volta abbiamo perso. No, avete perso stavolta, non la prossima volta. Cosa vuol dire la prossima volta? Dico dopo, se Vanessa para. Vabbè, faccio finta di non aver sentito, ok? Perché io vi voglio tenere qua anche tutta la notte stasera. Quindi brave bambine, complimenti, vi state comportando veramente bene. Devo prendere al volo? Opple! Non lo vuoi? Io non lo voglio. Fazzoletto. L'ho preso io. Tu al massimo puoi buttarti un po' di amuchina. Guarda che cade, guarda che cade. Stop. Stavo scherzando, Vanessa. Cosa? La mucchina in faccia no. Sulle mani. No, perché questo giochino mi sta. Va bene, ragazze. Anastasia, il piede in faccia. Adesso dormite e fatevi un riposino. Dai che c'è l'arietta fresca. Dai, vi dondolo io, Ninna. Più veloce per amore. Sì, così volate. Più Ninna. Oh. Shh, dormite. Shh. Dai, addormentatevi, dai. Ninna, nanna, Ninna, nanna. Ho detto dormite. Mizze, che ho 5 gemelli avrebbero fatto meno casino. Na 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 ni na. Dormi. Na. Na. Na.
Non mi sembra vero. Bimbe? Allora, sta calando il sole, è quasi buio ed è ora della cena. Adesso vi faccio mangiare, dopodiché ci prepariamo per la nanna e dormite qua o no? Dai, ci pensiamo dopo, ok? Buona cena. Grazie. Bimbe, vi siete addormentate? Ane, Vane, ti ho portato il cuscino. Tieni. Dai, facciamo la nanna. Dai, bimbe, portato il cuscino. Stasera facciamo, proviamo questa nuova esperienza. Dai, Ani, solleva la testa. Terminiamo questa challenge. Siete state bravissime e ci vediamo domani mattina. Io dormirò qua vicino a voi. Dopo vado a prendere la sdraio e la porto qua. Ma lei è uscita 200.004 volte. Senti, non cominciare, dormi. Non è vero. Buonanotte. E la coperta tu vieni. Dopo ti porto la coperta e prendo il lettino e mi metto qua vicino a voi, ok? Ok, ciao. Ciao, bravissime, ciao. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù.